scusate, mi sono finito. Ah no, mi fa piacere, queste sono delle giornate bellissime dei bimbi, così felici anzi. Se venisse un per domenica lo stadio sarebbe più timido. Diciamo le maestre, le portate di magari. C'è il, voglio dire, a questo punto i biglietti promessi ovviamente poi ci metteremo d'accordo. C'è il direttore Leonardi, venga, si accomodi, eh? Che è accompagnato da Mirko Levati, che un po' ha seguito con noi tutta questa manifestazione. Le dico già, direttore, che Michelotti ha già fatto la sua, con la sua verve parmigiana, adesso poi che per te dice che siamo preventati. Io no, no, io lavoro, caro, io lavoro, caro. Eccomi qui. Allora. Allora, ecco qui. Ho già detto che lei come presidente. Io ho detto, si può finalmente sfidare un preside, quindi la torna con una cosa positiva. No, in modo simpatico ovviamente. Intanto la ringraziamo per aver fatto sì che si potesse in qualche modo realizzare una manifestazione che si chiama Natale Mettere Crociate, la vediamo ovviamente all'alba di una vittoria come quella di ieri, che ci dà tanto entusiasmo, che riporta anche entusiasmo, come pensa anche i bambini, e alla nostra manifestazione, trasformata, che sono 4 anni che ha sposato la causa vostra, e devo dire anche con fortuna, la promozione dalla Serie B alla Serie A, per salvezza, speriamo che possa essere di più sicuramente. Allora, direttore, cosa si può dire anche di questo impatto di bambini? Ma siamo sempre molto contenti, intanto chiedo scusa per il ritardo e poi un pochino è colpa dei giornalisti che mi hanno fermato lì fuori, c'è qualche colpa anche loro, non solo nostra, per qualche scelta sbagliata o per qualche gara sbagliata. E io sono molto orgoglioso di partecipare a queste iniziative sia da un punto di vista personale che come società, sempre ben contenti che i bambini siano vicini ai nostri colori. E con l'augurio che poi magari questo tipo di iniziative, oltre a fare qualcosa di importante per loro, possa magari egoisticamente produrre anche nuova linfa di tifoseria nostra, perché ne vedo sempre di più magari di altre società che chiaramente sono molto di più pubblicizzate. Perciò l'augurio è tanta felicità, che il Parma dia a tutti i nostri bambini, alle loro famiglie, più serenità che sofferenze. Noi ce la mettiamo tutta e la lui solo lui. Grazie per l'applauso. Questo... Adesso mi fate come prima. Pronti? 1, 2, 3, forza! Allora, a questo punto direi che cominciamo a entrare un po'